Un'auto di piccole dimensioni, dal costo contenuto, agile per la città, che consumi poco e che abbia lo spazio sufficiente per caricare a bordo la spesa, un passeggino o gli zainetti dei ragazzi che vanno a scuola. Il concetto, tutto fuorché nuovo, è quello di City Car. Una soluzione ideale, soprattutto per coloro che si muovono di frequente in città. Eppure non ne sono rimaste molte. Il mercato fino a qualche anno fa ne proponeva oltre una ventina. Adesso invece, tirate, ne possiamo contare circa 10. Chi continua a crederci, e vi assicuriamo che fanno bene, sono quelli di Kia, che celebrano il ventennale esatto della loro Picanto, con il lancio di una versione rinnovata per design e contenuti. Va da sé che la partita per una City Car si gioca soprattutto sullo spazio. Per questo Safe Drive TV si è armato di un bel metro per misurare la nuova Kia Picanto. La lunghezza è quella di prima, 360 cm. La larghezza è invece di 160. Ma è il passo, quindi la distanza tra le ruote anteriori e quelle posteriori, a fare la differenza, ben 260 cm. Cosa significa? Tanto spazio a bordo, in rapporto ovviamente alle dimensioni, è un risultato nettamente migliore rispetto ad altre famose concorrenti. Stesso discorso per il bagagliaio, 255 litri non sono pochi e di certo sufficienti per le missioni sul territorio urbano. Esternamente, la rinnovata Kia Picanto fa suo il linguaggio degli Opposites United, tanto caro al marchio coreano, quindi una commistione equilibrata tra linee ed elementi all'apparenza abbastanza in contrasto tra loro. La cosiddetta firma luminosa all'anteriore passa per i fari full LED, disponibili come optional, e le luci diurne a sviluppo verticale. I cerchi, a seconda della versione, variano da 14 a 16 pollici, ma quello che prevale è decisamente un aspetto molto più high-tech rispetto al passato e in linea con l'attuale gamma Kia. La tecnologia a bordo non manca, anzi, quasi sorprende per abbondanza. Al centro della plancia è stato posizionato uno schermo touch da 8 pollici con il navigatore integrato, attenzione, di serie su tutte le versioni. C'è la connessione con Apple CarPlay e Android Auto, però soltanto via cavo. Il quadro strumenti, anch'esso digitale, è grande 4,2 pollici ed è ben leggibile. La sicurezza e gli ADAS? Non manca praticamente nulla, e di questo giustamente Kia ne fa un vanto. Pur essendo una City Car, la nuova Kia Picanto, sotto questo punto di vista, è armata di tutto punto, condividendo in pratica gli stessi sistemi di sicurezza a disposizione sulle attuali ammiraglie della casa sudcoreana. Ben fatto! Le motorizzazioni sono due, entrambe tre cilindri aspirate a benzina. La cilindrata è sempre la stessa, 998 cc, cambia invece la potenza, che può essere di 63 oppure 79 cavalli. Quella meno potente può essere guidata anche dai neopatentati. Non sono previste versioni elettrificate, mentre troverà spazio il GPL che arriverà prossimamente. I test sono infatti in corso di svolgimento proprio in questi giorni. Due le soluzioni per il cambio, manuale a 5 rapporti, oppure sempre con le 5 marce ma robotizzato. Safe Drive TV ha avuto modo di provare il primo lungo le strade e i viali di Torino e il giudizio è senza dubbio positivo. Morbido e preciso negli innesti, sempre reattivo. Una nota di merito va anche all'assetto insolitamente confortevole ed equilibrato per una City Car, nonostante il pavé, l'attraversamento dei binari e tutte le tipiche insidie appartenenti al territorio urbano. Per quanto riguarda i consumi, Kia fornisce un'indicazione prossima ai 20 km di percorrenza con un litro di benzina. Affrontiamo da ultimo, ma non per importanza, l'argomento prezzi. Iniziamo col dire che la nuova Kia Picanto sarà venduta in quattro versioni, Urban, 20th Anniversary Edition, Style e GT Line, il tutto racchiuso in una fascia di prezzo compresa tra 16.500 e 21.750 euro. Fate però attenzione, Kia Picanto 2024 rientra negli attuali incentivi auto per la terza fascia, con sconti quindi di 1.500, 2.000 o 3.000 euro a seconda dell'auto rottamata, ai quali vanno aggiunti ulteriori 1.500 euro di bonus offerti da Kia per rottamazione o permuta. Una proposta innegabilmente interessante.